difendere la sua non regola, no? Primo elemento scandaloso, tra virgolette, di Francesco, no? La sua volontà, che poi in qualche modo viene, tra virgolette, tradita, ma la sua volontà, il suo ordine, non sia un ordine. Francesco d'Assisi nelle parole di Massimo Cacciari, il rivoluzionario della Chiesa raccontato in Chiesa da un non credente. E tanti trevigiani non sono mancati a questo appuntamento organizzato da padre Svanera, guardiano della Chiesa trevigiana dedicata al santo della povertà. Cacciari è una persona che con San Francesco ha sempre avuto una particolare, chiamiamolo così, feeling, come si usa dire. Lui in più di qualche intervento parla di una figura che lo inquieta e gli pone delle domande. Una serata non solo di parole alla ricerca di risposte, ma anche di note che hanno descritto così il santo di Assisi. Fratello Sole, sorella Luna, nell'interpretazione dell'ensemble Vivaldi, con il maestro Roberto Fabriciani, in quel legame forte tra musica e fede e tra storia e leggenda di San Francesco. Sta male, malissimo, mi facevano male gli occhi, era pieno di magagne e di miseria, no? E chiede ai compagni che erano con lui, cantate qualcosa di lieto. Francescani, poverini intorno, facciamo cantare Francesco, sei in questi stati, noi facciamo cantare, non ce la sentiamo. E allora scendono gli angeli a cantare. Un pazzo della fede questo giullare di Dio, che nel racconto di Cacciari proprio con la musica sa legare l'amore carnale con quello spirituale. Un canto sicuramente di Francesco, un canto influenzale, cioè in quale lingua? Nella lingua degli amanti. Provenzale è la lingua di Trovador, la lingua degli amanti, la lingua dell'amore cortese, è l'amore più laico che c'è, erotico. E alla fine la musica ha avvolto le parole, consegnandole alla testa ma soprattutto al cuore dei presenti.